che tempi ci sono? Perché quanto tempo si ha? Molto poco, credo, per rispondere, no? Alle domande. Abbiamo calcolato un 7-8 minuti ad ogni intervento per non sforare poi nell'ora, ok? Allora ce n'è di tanto, credevo di meno. Bene, buonasera a tutti e grazie per questo aver partecipato. Iniziamo pure e do la parola alla dottoressa Simona Bonaldi. Grazie Davide. A tutti il mio benvenuto a nome di Bergamo News, giornale online della nostra città, e un saluto particolare alle relatrici e ai relatori di questa sera. Un privilegio questa sera poter dialogare con ospiti di rilievo sia nazionale che locale su un argomento che mi sta molto a cuore, le politiche aziendali di inclusività e di genere. Io ho una lunga esperienza che è durata più di 30 anni come imprenditrice. Sono entrata in un'azienda di famiglia e ho fatto tutti i percorsi che mi è stato possibile fare fino ad arrivare ad essere l'amministratore delegato. In tutta la mia esperienza ho sempre lavorato per promuovere una cultura aziendale inclusiva che mettesse al centro le persone che ho sempre considerato essere la vera forza dell'impresa. Cercando di motivarle, farle crescere e valorizzarle. Sono stata negli ultimi 15 anni amministratore delegato del gruppo insieme ad un altro amministratore delegato, un uomo con caratteristiche molto diverse e sensibilità molto diverse dalle mie. Abbiamo sempre fortemente condiviso gli obiettivi da raggiungere e i valori dell'impresa. Ma abbiamo sempre saputo fare delle nostre differenze un punto di forza nel raggiungimento dei nostri risultati. E considero questa un'esperienza che voglio mettere a disposizione. Non è un modello frequente, ma lo considero sinceramente un modello vincente. Abbiamo sempre saputo condividere punti di vista diversi, ma il risultato è sempre stato un risultato durevole nel tempo e sostenibile anche per le persone che condividevano con noi gli obiettivi dell'impresa.
Quindi questo a sottolineare l'importanza che all'interno del nostro sistema, delle istituzioni, delle nostre imprese ci siano a disposizione tutti i talenti, quelli delle donne e quelli degli uomini insieme. Per questo quindi considero importante ogni e anche necessario oggi più che mai ogni politica, ogni normativa, ogni scelta di governance che possa davvero porre l'attenzione e favorire l'occupazione femminile e le carriere delle donne. Purtroppo però i numeri non ci dicono che siamo a buon punto di questo percorso. Numeri come quelli pubblicati proprio da Bergamo News in questi giorni, numeri che sono a supporto della denuncia che è arrivata proprio oggi da parte della Commissione del Consiglio europeo che ha tirato un po' le orecchie all'Italia perché sono ancora troppi i divari fra gli uomini e le donne in termini di retribuzioni e di opportunità. Quindi abbiamo ancora molto da fare per colmare la disparità di genere. In un momento in cui il nostro paese ha bisogno invece di tantissime risorse, di grande impegno, di grande sacrificio per la ricostruzione che ci aspetta. E mai come a Bergamo siamo consapevoli di quello che ci sta aspettando. Bergamo è stata la città fortemente colpita dalla pandemia. I bergamaschi hanno sofferto molto, stanno ancora soffrendo, ma ciò non li ferma, sono determinati comunque ad affrontare al meglio la ricostruzione. Sono tenaci, grande senso del sacrificio, ma certo è che anche noi abbiamo bisogno di tutti i talenti, di tutte le sensibilità che ci servono. Ed è anche per questo motivo quindi che anche Bergamo News vuol dare il suo contributo, organizzando proprio questa sera questo webinar, questo incontro, per confrontarci su questo argomento e poter soprattutto divulgare, rappresentare il documento sulla policy di genere che è stato redatto da Fuori Quota e da Fattore D e che ci verrà presentato fra poco da Anna Maria Tarantola, che ne ha coordinato la redazione e che approfitto per salutare, ma soprattutto per ringraziare, per essere qui questa sera, per averci dato la possibilità di divulgare utilizzando la voce di Bergamo News, ma soprattutto per il grande lavoro fatto. Altro partner di questo incontro è Fuori Quota, è un organismo no profit che riunisce donne componenti di board di società quotate in borsa, oltre a donne impegnate in posizioni apicali di aziende e di istituzioni e che si impegnano per azioni proattive per la valorizzazione del talento femminile orientate proprio a colmare questa disparità di genere. Di Fuori Quota e dei suoi obiettivi questa sera ci parlerà Maurizia Iachino, la sua presidente, che saluto e che ringrazio per la disponibilità e per l'impegno che so è essere costante in ogni momento della sua azione, della sua giornata. Approfitto per ringraziare Alessia Mosca, vicepresidente di Fuori Quota, oltre a essere prima firmataria della legge sulle quote di genere. Ancora un ringraziamento a Cristina Bombassei, un'amica e una grande imprenditrice che da sempre la vede impegnata nella sua azienda Brembo, un'eccellenza bergamasca, proprio sui temi della responsabilità sociale. Un saluto e ringraziamento a Luca Gotti, responsabile macro area territoriale di Bergamo e di Lombardia Ovest, che con la sua testimonianza ci farà comprendere le azioni anche da un punto di vista maschile rispetto a questi temi. E ci sta molto a cuore. E concludo con un saluto, ma soprattutto un ringraziamento a tutta la redazione, a tutta la squadra di Bergamo News, che vedo impegnata ogni giorno per fare un'informazione responsabile, e non è cosa facile. Un ringraziamento in particolare alla direttrice Rosella Del Castello e al giornalista Davide Agazzi, che è qui con noi questa sera, a cui passo la parola. Grazie. Grazie a Simona Bonaldi, entriamo quindi nel vivo e passerei la parola a Maurizia Iachino, presidente di Fuori Quota e componente della task force di esperti della Presidenza del Consiglio guidata da Vittorio Colao.
Lei ha fatto parte di questa commissione che ha avuto il compito, non certo facile, di tracciare alcune linee guida per la ripresa economica e non solo dell'Italia dopo il lockdown dovuto al Covid. Perché è necessario comprendere che se questo paese riparte, lo deve a tutte le persone che ne fanno parte, al di là di tutte le differenze. Grazie, buonasera a tutti, grazie a Bergamo News, grazie a voi tutti, siamo contenti di partecipare a questo incontro, anche perché dopo la trasmissione che forse tutti abbiamo visto ieri sera di Bergamo con il capo dello Stato, che ci ha colpito veramente tantissimo, c'era tanta sincerità in quella scena, in quella musica, c'era tanta realtà di quello che ci è successo, e quindi siamo tutti vicini a Bergamo e siamo convinti che appunto i bergamaschi sono tenaci e ne usciranno e ci aiuteranno a uscire, quindi grazie ancora e viva Bergamo. Comitato Colà, una bellissima esperienza, un'esperienza intensa, si è lavorato tanto, un bel metodo di lavorare con persone di peso, ma con cui ci si poteva veramente confrontare con un dibattito aperto. Il tema della inclusività e dell'attenzione alle uguaglianze era già presente fin dall'inizio in questo gruppo. Era chiaro a tutte le persone che è un tema importante, che è un tema che va rispettato. Quello che posso dire, noi abbiamo aggiunto, dico noi perché io con altre persone sono entrata un po' dopo, quindi qualche settimana dopo che era già iniziato il lavoro del comitato, quello che noi abbiamo aggiunto, cercato di far capire, poi è stato assolutamente compreso da tutti, è che la parità di genere è sì una sorta di uguaglianza, cioè un diritto di uguaglianza, ma è un po' più importante, non so come dire, prima di tutto dalla nostra Costituzione nell'articolo 3 esiste, no, il principio dell'uguaglianza, ma non potevamo, quello che abbiamo discusso nel comitato, non potevamo permettere che sotto il nome uguaglianza si vivesse tutto e quindi anche la parità di genere, perché abbiamo una convinzione profonda che il fatto di riuscire a mettere sullo stesso livello uomini e donne nel nostro paese farà, spero presto, fa un salto incredibile a questo paese. Non pensiamo più che sia possibile dire dobbiamo arrivarci con i tempi biblici con cui ci stiamo muovendo. Credo che non sia più possibile fermarsi. Abbiamo visto quello che diceva Simona oggi nel Consiglio europeo, noi siamo stati veramente più che un rimprovero, veramente siamo stati additati come il paese che non ha fatto nulla, pur essendosi impegnata per far arrivare le donne ad avere le stesse possibilità di lavoro degli uomini. Siamo molto indietro perché a parole noi diciamo molto, a fatti si fa poco. Il fatto di essere riusciti col comitato a dire che una delle tre direttrici fondamentali del paese, oltre alla rivoluzione verde e digitalizzazione, è la parità di genere, è sacrosanto, è vero. Quello che poi ho visto fare è che da tutti i giornali, da tutti i media, si parlava di digitalizzazione, di rivoluzione verde, ma non di parità di genere. Quindi è comunque una fatica incredibile continuare a porre e a richiedere attenzione su un tema che è dichiarato da tutti assolutamente, tutti contenti, tutti convinti soprattutto, e poi nei fatti assolutamente trascurato. Questo credo non possiamo più permettercelo, ce lo dicono dall'Europa e ce lo dobbiamo dire noi. Quindi l'impegno di Fuori Quota è in realtà questo. Fuori Quota raccoglie donne meravigliose nel senso che hanno lavorato, hanno fatto il loro percorso di carriera, sono arrivate a posizioni da cui possono far succedere delle cose, possono essere delle influencer e lavorano assolutamente perché questi fatti non siano rotti, perché si rompano questo sistema. E quindi io ringrazio tutte le persone di Fuori Quota perché fanno una testimonianza quotidiana nel loro lavoro e si impegnano. Chiediamo, oggi parlando a Bergamo, siamo sicuri che anche
a Bergamo troveremo tante sostenitrici e persone, e anche sostenitori, e non è questione di essere donne, bisogna essere italiani per crederci, e noi vogliamo andare avanti per questo. Grazie molte. Grazie, vi faccio una sola domanda. Da Strasburgo arriva questo richiamo, ma non è solo una questione legislativa, ma di avere gli strumenti, di concedere alle donne degli strumenti, asili nido, spazi dove effettivamente possono poi permettersi di aprire e darsi al lavoro. Quindi è proprio una questione anche di una società che si interroga e che deve darsi da fare, non solo porre delle leggi, ma veramente strutturarsi per offrire queste occasioni. Assolutamente sì, e devo dire che forse il Covid ci ha insegnato qualcosa, perché è vero che ha caricato le donne di un ultra lavoro in tutti i sensi, però ha fatto intanto provare anche agli uomini che cosa vuol dire lavorare da casa e come organizzare quindi in qualche modo vita familiare e vita professionale. Questo secondo me è una cosa che non ci si dimenticherà, no? E quindi si avrà molto più rispetto e si potrà capire che non dobbiamo parlare di donne, di maternità, di figli per le donne, dobbiamo parlare di famiglia e lavoro, e conciliare questi due lati della nostra vita che devono essere ambedue meravigliosi e lasciare la possibilità a tutte e due di esprimersi al meglio. Bene, la ringrazio per il suo intervento. Ricordo a tutti i nostri lettori, chi sta partecipando, che se vogliono mandare le domande possono farle in chat, poi le raccogliamo e le poniamo ai nostri relatori. Mi permetto ora di presentare la signora Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione Centesimus Annus, che presenta proprio queste policy di genere. Intanto buonasera a tutti, grazie di questo invito a parlare, così a raccontare un po' che cos'è questa policy di genere. Innanzitutto l'iniziativa nasce circa 2 anni fa, e proprio l'iniziativa è di Fuori Quota, e aveva portato ad un primo documento nel quale fondamentalmente si era fatta una specie di survey su quella che era la situazione dell'adozione di una policy di genere da parte delle grandi imprese italiane. E poi si erano un po' fermati i lavori, sono continuati e sono riavvivati nel 2019, sulla fine del 2019. I motivi li avete già detto voi, è cercare di dare una guida, di costruire un documento che potesse essere adottato, che possa essere adottato dalle imprese, non soltanto le grandi, che già alcune ce l'hanno, ma anche le piccole e medie imprese, soprattutto le medie imprese, per poter perseguire con una maggiore incisività questa parità di genere che purtroppo, l'ha detto prima la dottoressa Simona, non è ancora stata conseguita. E la considerazione nasceva anche da questo, e cioè dal fatto che l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 prevede proprio di raggiungere l'uguaglianza di genere per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze, questo è importante, anche le giovani. Ora, noi abbiamo visto durante la pandemia, per esempio, come i mercati abbiano dato una valutazione molto positiva e comperato, quindi acquistato, i titoli emessi dalle aziende che si sono dimostrate più attente e hanno cercato di concretizzare i criteri ESG. E dando una particolare rilevanza al criterio S, a chi era più impegnata sul criterio S, che è la social consideration. E dentro nella social consideration c'è l'attenzione per i propri dipendenti, c'è il perseguimento della parità di genere, c'è il perseguimento dell'inclusione. Quindi il ragionamento che noi abbiamo fatto è stato proprio questo, cioè raggiungere una parità di genere non è soltanto un fatto utile, tra virgolette, alle donne, un fatto di giustizia, un fatto di etico, ma è anche un vantaggio economico per le stesse imprese che lo raggiungono. Intanto perché è un elemento in più per essere un'azienda sostenibile. Quindi nella sostenibilità dell'azienda c'è anche questo, e quindi adottare una policy di genere serve per essere anche impresa azienda sostenibile. Ma poi se i mercati ti privilegiano hai anche un vantaggio economico. Tra l'altro moltissimi studi dicono, e non li sto a citare perché non sembra proprio il caso adesso, ma che avere più donne nei board e
avere più donne nelle posizioni apicali fa bene all'azienda in termini di redditività e di quotazione. Quindi c'è un vantaggio. Oltretutto c'è anche un vantaggio a livello di sistema, di paese, perché anche qua inutile citare i lavori della Banca d'Italia, ma dello stesso Fondo Monetario Internazionale, di McKinsey e quant'altro, che dicono che avere più donne porta anche a un beneficio in termini di PIL. Qui posso citare l'ultima relazione, le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, che dice che l'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro e l'allungamento della vita lavorativa potranno permettere all'occupazione di contribuire positivamente alla crescita per oltre 0,5 punto all'anno, il che non è poco per un paese che fa fatica a crescere. Quindi queste diciamo, considerazioni, queste valutazioni ci hanno spinto a lavorare, devo dire, con tanta passione e con tanto impegno per cercare di delineare un qualcosa che servisse, che potesse aiutare le imprese ad essere più sostenibili con riferimento proprio ai principi e ai criteri della parità di genere e dell'inclusione. E siamo arrivati a produrre questa policy di genere. Sappiamo benissimo che questo è un momento estremamente difficile, per cui tutti stanno pensando alla ricostruzione, alla ripartenza, e forse pensare alle donne può sembrare una cosa un po' minimale. In realtà non è così, perché se vogliamo ripartire con una ripartenza che sia, io la chiamo sempre rigenerazione, perché è un termine che usa Papa Francesco, e insomma io essendo nella centesimus annus, il mio compito è anche diffondere la dottrina sociale della Chiesa. In questo momento chi insomma dà il là a questa dottrina è Papa Francesco. La rigenerazione vuol dire anche proprio questo, cioè ripartire in modo intelligente facendo meglio rispetto al passato. In che cosa consiste questa nostra policy? Vado molto rapidamente, ma vorrei cogliere quattro aspetti. Intanto abbiamo ragionato sulle finalità. Le finalità di una policy sono finalità che riguardano tutti. Cioè non stiamo dicendo finalità che riguardano la componente femminile. Riguardano tutti coloro i quali lavorano e interagiscono con l'azienda. Però qualche volta diciamo queste finalità interessano un po' meno le donne, ma riguardano tutti, e l'importante è che sia veramente così, quindi riconoscere il valore della diversità. Qualcuno mi ha detto una volta, sa, la diversità è importantissima perché porta un diverso pensiero. E qui mi rivolgo non soltanto alla diversità tra uomini e donne, ma anche per esempio di età. O di cultura di base. Quindi è importante riconoscere e valorizzare tutte le diversità di cui un'azienda può, diciamo, avvalersi. Valorizzare le competenze, e anche qua, quali competenze? Non solo quelle quantitative, ma ci sono le competenze hard, ma ci sono le competenze soft. E se ci sono alcuni elementi all'interno dell'azienda, tipo le donne, che hanno competenze un po' particolari, non diciamo normalmente riconosciute all'interno dell'organizzazione aziendale, vanno comunque conosciute, colte e valorizzate. Promuovere la collaborazione, favorire lo sviluppo del potenziale, incoraggiare la libertà di espressione, costruire nuovi modelli di leadership. E qua ci ha detto molto la pandemia. La pandemia nella sua situazione terribile che ci ha fatto vivere, situazione dolorosa, situazione veramente anche di grandi incertezze, ci ha però fatto capire come deve anche cambiare il modello di leadership. Ecco, un modello che deve essere un leader più aperto, più attento alle esigenze di tutto, più inclusivo e più capace di poter raggiungere quegli obiettivi di crescita e di creazione di valore, non soltanto per gli azionisti, anche per gli azionisti, per carità, non dimentichiamocene, ma anche per tutti gli altri stakeholders che appunto lavorano, interagiscono e operano con l'azienda. E in questo parte abbiano una particolare sensibilità, e allora perché non valorizzare questo tipo di leadership? La seconda cosa su cui abbiamo ragionato sono stati i principi, quindi chiarite le finalità, che sono finalità per tutti, insisto, non solo per le donne, ma anche per le donne, e quali sono i principi a cui attenersi, quindi eliminare ogni
ogni discriminazione, garantire un pari accesso al lavoro, promuovere l'inclusione e rispettare l'equilibrio fra lavoro e vita privata. Questo poi ha un impatto sugli aspetti organizzativi, perché bisogna tenere presente che questo è un aspetto fondamentale proprio per la produttività della persona. Cioè, se impediamo alla persona di avere un equilibrio, di avere una vita equilibrata tra il lavoro e la propria vita privata, si riduce, ci sono studi molto importanti riguardo la stessa produttività. Vanno tenuti presenti. Impegni. Allora, un'azienda che si ispira a questi principi e che si propone quelle finalità, che impegni si deve prendere? Cioè, perché noi vogliamo arrivare a qualcosa di concreto, perché se non arriviamo alla concretezza abbiamo fatto delle belle dichiarazioni di intenti. Spesso in effetti le policy di genere sono delle bellissime dichiarazioni, ma poi non trovano. Noi abbiamo cercato invece di arrivare anche a qualcosa che fosse concreto. Quindi creare un ambiente di lavoro privo di discriminazioni. Qua per esempio c'è un aspetto che va considerato e che gli economisti hanno benissimo presente, che è la cosiddetta discriminazione implicita. Cioè, a parole, se uno dice a un CEO di un'azienda che ha pochissime donne nelle posizioni apicali, ma voi state un po' discriminando le donne, questo si rifiuta di accettare una cosa del genere e dice: ma io ho sempre favorito le donne, porta numeri, porta dati che in genere poi sono numeri di assunzioni, ma non numeri di retribuzioni e non numeri di posizioni apicali ricoperte, ma non riconoscerà mai e poi mai. Il fatto è che non se ne accorge. Cioè, ci sono delle discriminazioni che vengono fatte di cui uno non è assolutamente consapevole. Questo fa parte della cultura aziendale e quindi un'altra dell'aspetto che noi abbiamo rilevato è proprio diffondere la cultura dell'inclusione, la cultura della parità di opportunità e di situazioni. Adottare politiche di selezione, formazione e sviluppo basate sul merito che va anche valutato molto correttamente, e definire KPI, questo è importantissimo, per misurare l'equilibrio di genere e l'inclusione. Perché se voglio essere un'azienda inclusiva e rispettosa del goal 5, devo essere un'azienda che rende conto di quello che faccio, e non lo rendo conto soltanto raccontando cose, ma usando anche delle misurazioni, sistemi di misurazione importanti. E arrivo alla fine. A questo punto noi abbiamo cercato di indicare l'azione, quali sono le azioni concrete che devono essere effettuate. Queste azioni, io vi chiedo di andare sul sito e di leggervi la policy, perché sono 2-3 paginette, ma vorrei semplicemente dire che queste azioni riguardano le 8 fasi che noi abbiamo ritenuto fondamentali di una vita aziendale, della gestione del personale all'interno di un'azienda, indipendentemente dal genere. E cioè, cosa deve fare un'azienda in ciascuna di queste fasi per poter essere un'azienda rispettosa della parità di genere e del principio dell'inclusione. Quindi il processo di selezione e di assunzione. Cosa devo fare per essere esattamente un'azienda inclusiva? Nella fase di attribuzione dei ruoli, delle responsabilità e nelle promozioni. Nella definizione degli obiettivi e conseguente sistema di valutazione delle competenze e delle prestazioni, e sarebbe la terza. Quarta, la definizione di politiche retributive e determinazione dei parametri di incentivazione di breve periodo, gli MBO, ma anche di medio e lungo periodo, le LTI. Il quinto, nel processo di formazione e di sviluppo professionale. Attenzione, non facciamo formazioni solo per le donne, facciamo formazioni per uomini e donne che abbiano, però, che diano una grande attenzione alle problematiche di genere, perché i maschietti devono esserne consapevoli e abituarsi a ragionare anche tenendo presente i problemi che le donne incontrano in determinate fasi della loro vita aziendale. Valorizzare il potenziale, percorsi di carriera,
conclusione del rapporto di lavoro, perché è una fase importante anche questa, e poi alcuni aspetti organizzativi del lavoro, tipo per esempio quando tenere le riunioni, che sembra una sciocchezza, ma se si tengono le riunioni in orari assolutamente allucinanti, perché magari la mattina si fanno altre cose o nel primo pomeriggio non ci si pensa, è ovvio che si mette la donna in estrema difficoltà, anche perché, come ha detto prima Maurizia, noi dobbiamo pensare un po' meno alla conciliazione e un po' più alla condivisione dei ruoli all'interno della famiglia. Grazie. Siamo noi a ringraziarla per questo intervento così appassionato e ben chiaro, con dei punti molto chiari. Lei parlava prima di una ripartenza del paese, ma sono i fondamentali aver chiaro bene gli obiettivi da dove vogliamo ripartire per ricostruirlo questo paese, e la ringrazio per il suo intervento. Concedetemi un attimo, vedo che tra i partecipanti che sta seguendo c'è anche l'onorevole Pia Locatelli, che è una grande amica di Bergamo News, è stata già europarlamentare e grande rappresentante delle donne, quindi mi permetto un saluto da parte nostra. Darei la parola ad Alessia Mosca, prima firmataria della legge 120/2001 sulle quote di genere. Di fronte ad un questionario di solito ci troviamo due tendine da scegliere, uomo o donna. Facebook ne stabilite 58, forse è un paradosso. La mia domanda è semplice: ha ancora senso oggi parlare di quote nella complessità della nostra società? O forse si deve passare alla fase successiva? Quali potenzialità ha tutta questa diversità? Signora Mosca. Non la sentiamo? Adesso la sentiamo, grazie. Allora, intanto grazie infinite di questo invito, grazie di aver organizzato, grazie a Bergamo News di aver organizzato questa chiacchierata, grazie a Simona Bonaldi, veramente a tutti quanti si sono impegnati, perché io credo che abbia un valore proprio anche un po' simbolico il fatto che oggi facciamo questa iniziativa proprio a Bergamo, e spendo una parola su questo perché tutto quello che è stato detto fino adesso sottointende un elemento sul quale ci siamo molto confrontate nelle ultime settimane, ossia la crisi sanitaria del Covid che abbiamo vissuto e Bergamo in modo così drammatico ha evidenziato e ha in qualche modo accentuato in modo drammatico alcune disparità che erano presenti già in modo molto radicato nel nostro paese, e quella tra uomini e donne è sicuramente una divaria che era già molto presente. Purtroppo l'Italia non brillava neanche prima di questa situazione quanto a miglioramenti da questo punto di vista, e la situazione del Covid non ha fatto altro che rendere ancora veramente drammatica questa voragine che si rischia di creare e rischia di non essere recuperata se non si mettono subito in campo delle azioni che possano ovviare a questa situazione e cercare invece di ridurla. Quindi io, questo per me è l'elemento più forte su cui ci siamo confrontate e su cui abbiamo lavorato tantissimo come Fuori Quota, perché è stato evidente a tutti il fatto che in qualche modo si sia dimenticato di questo aspetto, come se, visto che le cose stavano diventando, visto che ci trovavamo davanti un'emergenza, la questione femminile non era più una questione prioritaria, ma era tornata il momento per cui tutte le task force, tutte le varie misure erano tarate su una voce unica tutta al maschile. Questo non è per rivendicare o per nessun elemento di rivendicazionismo, ma perché, come è stato detto da chi mi ha preceduto, non possiamo pensare che il nostro paese riparta se non c'è una presenza di quella che è il 50%, più del 50% della popolazione italiana, e quindi significa che noi ci priviamo del più del 50% dei talenti, dei meriti, delle competenze, di quanti possono contribuire a far ripartire il nostro paese, perché semplicemente non ci si pensa, e si pensa che la questione femminile sia un orpello di cui ci si occupa solo quando le cose vanno bene. Questo lo voglio dire perché risponde anche parzialmente alla sua domanda.
Io sono stata una delle promotrici della legge sulle quote, abbiamo lavorato tantissimo su questo. Le quote sono un mezzo, non sono il fine, sono un mezzo per rendere più veloce un processo di inclusione di un gruppo che rappresenta, ancora sottolineo, il 51% della popolazione, circa il 51% della popolazione italiana, che rappresenta una forza lavoro, una forza di competenze che tutti gli indicatori ci dicono, più che ha dei risultati migliori normalmente nelle scuole, che si laurea di più, che ha delle caratteristiche per cui vale la pena non farne a meno. Queste competenze erano per varie condizioni tenute fuori da alcuni luoghi di presa decisione, tra cui i consigli di amministrazione, ed è per questo che noi ci siamo concentrati nell'inserire queste quote obbligatorie per far sì che fossero aperte le opportunità per le donne competenti di merito di poter dare il loro contributo. Quindi le quote sono un mezzo, ma non un fine. Il nostro obiettivo era quello che ci fosse la possibilità, dopo un certo periodo di tempo, di poter fare a meno, tanto che la legge che abbiamo introdotto è una delle poche leggi in Italia che ha una scadenza. Non è una legge permanente, ma una legge temporanea che serve proprio per fare per dare questa scossa, per creare un'accelerazione da questo punto di vista. Perché io non sposo molto il tema di tutte le altre diversità. È ovvio che un clima più inclusivo a 360 gradi è un ambiente che è più adatto all'innovazione, che è più capace di portare il meglio in qualsiasi organizzazione, da quelle istituzionali a quelle aziendali. Uno dei luoghi, una delle aziende a livello mondiale negli ultimi anni e si colloca sempre ai primi posti come miglior ambiente per creare innovazione, per creare per una qualità del lavoro, è Accenture, che ha fatto una serie di studi che dimostrano che questo tipo di innovazione e di inclusione si ritrova maggiormente in quei luoghi dove è più forte l'attenzione per includere anche le donne dentro a tutto il processo decisionale di forza lavoro. Quindi io credo che avere un'attenzione particolare per le donne non significhi disconoscere tutto il resto, tutte le altre diversità, ma significa dare il giusto peso al fatto che le donne non rappresentano una minoranza da tutelare, ma sono una maggioranza della popolazione che può dare il proprio contributo e che lo deve dare, perché altrimenti si guarda al mondo solo con una metà della popolazione e ci si perde il fatto che ci sono delle esigenze diverse nell'approccio complessivo. Quindi io credo che oggi, ancora oggi, così chiudo e rispondo in modo puntuale alla sua domanda, ancora oggi questa attenzione specifica che noi abbiamo messo in campo con le quote, che ripeto sono solo un mezzo, sono temporanee con tutti i limiti che possono avere, può però dare questo slancio, può mettere nella giusta prospettiva questa tematica e può far sì che si possa dare un contributo complessivo a tutto il paese e a tutte le alle singole organizzazioni aziendali. Vorrei che mi rispondesse con una battuta. Secondo lei, da due tendine uomo e donna 58, e forse il caso ha anche una provocazione per dire polverizziamo tutto ma non parliamo di questo problema? Ma io non voglio vederla necessariamente in modo doloso, però io credo che sia importante tenere presente che non si possono confondere le varie diversità di cui anche Anna Maria Tarantola prima parlava. Ci sono diversità di età, diversità di background. Io penso che la diversità tra uomini e donne abbia un posto diverso rispetto a tutto il resto, proprio per le caratteristiche che io cercavo di illustrare prima. Le domande che stiamo raccogliendo ve le pongo poi tutte alla fine, allora, va bene? Perché ne stiamo raccogliendo, ne ho una per lei, una per la signora Tarantola, le facciamo dopo. La ringrazio intanto per il suo intervento. Grazie, grazie a voi. L'altra ospite di questa sera è Cristina Bombassei, Chief CSR Officer di Brembo, cioè a capo della funzione che si occupa della responsabilità sociale dell'impresa di Brembo. Buonasera. Buonasera.
Due anni fa venni da lei da Brembo quando si presentava il bilancio della sua società, della Brembo. Mi fa molto piacere averla questa sera e incontrarla, perché partecipando a questo incontro ebbi dal mio direttrice Rosella del Castello questo input di cercare sempre qualcosa oltre i numeri, cercare sempre nella notizia qualcosa di nuovo. E lei me lo offrì perché, oltre a parlare di pinzi, di freni, si parlò del bilancio, che illustrò il bilancio sostenibile della sua azienda. Un bilancio stampato su carta riciclata, consegnato in borse di tela. Vorrei che ci raccontassi la sua esperienza in un'azienda a grande vocazione maschile. Le donne non hanno di certo un ruolo marginale, tutt'altro. E come da azienda avete preso esempio e date esempio in questo campo. Da quell'incontro poi ne uscì anche il racconto di tutto l'impegno in India, che ci fece molto piacere raccontare, e di tutta questa attenzione anche del suo staff che lei segue, che non è proprio misto, diciamo. Lascerei la parola. Benissimo, innanzitutto buonasera. Rivedo nel monitor tanti visi conosciuti di persone, anche donne, che stimo moltissimo, per cui mi sento quasi di giocare in casa questa sera. La ringrazio. Come Brembo noi siamo un gruppo industriale, siamo nel settore automotive e cerchiamo di essere sempre un po' innovativi, che è un po' la parola chiave del nostro presidente, anche su queste tematiche. Quantomeno il nostro sforzo è quello quantomeno di restare sul pezzo e allineati con quelle che sono un po' le tematiche attuali. Quindi da Chief CSR Officer del mio gruppo il tema della diversity non poteva che essere approfondito. La valorizzazione infatti positiva della diversità nel suo senso più ampio è per noi una delle priorità, ma sotto alcuni punti di vista, soprattutto di quello di genere, che vale uomo-donna, ma vale nella sua estensione più completa, nel background culturale che è stato citato prima dalla dottoressa Tarantola, ma anche dall'appartenenza generazionale che richiede degli skills differenti e soprattutto tenendo monitorato le caratteristiche però sempre del singolo, dell'individuo, e quindi quelle che sono caratteristiche personali del singolo nostro collaboratore. Il tema della diversity è stato per noi talmente importante che nella dichiarazione finanziaria presentata quest'anno nella nostra prima assemblea in me virtuale l'abbiamo presentato all'interno della matrice di materialità. Quindi, come sapete, ci sono dei punti materiali, cioè degli argomenti strategici in ambito sostenibilità e sociali che vengono affiancati alle strategie per noi di business. Il tema della diversity rientra in uno dei 17 temi su 33 che avevamo approfondito non solo all'interno di Brembo, ma con anche un'analisi fatta dai nostri stakeholder, come uno dei temi rilevanti, quindi nel quadrante in alto a destra tra i più significativi. E il lavoro che abbiamo fatto è quello di abbinarli ai goal dell'Agenda 2030, a due dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030, quindi al goal 5, come era stato citato prima, quello relativo alla parità di genere, e al goal 10, relativo alla riduzione delle disuguaglianze. E di tutto questo stiamo tenendo monitorati dei KPI, perché abbiamo come obiettivo quello di valorizzare alcune tematiche tenendole monitorate dal punto di vista quantitativo oltre che qualitativo, soprattutto relativamente alla rappresentanza femminile nel management, il pay gap che è stato citato prima come una delle differenze ancora molto forti, soprattutto nella nostra cultura italiana, ma anche sotto l'aspetto dell'avanzamento di carriera. Quindi dal 2016 abbiamo questa opportunità e terremo monitorati con degli obiettivi precisi i KPI relativi a questo. L'abbiamo fatto con degli strumenti, noi abbiamo creato dal 2011, come un po' tutte le imprese delle nostre dimensioni, un nostro codice etico che abbiamo diffuso a tutti i nostri 12.000 collaboratori nel mondo, nelle lingue locali, proprio per far scendere a qualsiasi livello la nozione delle varie tematiche, tra cui quello della diversity. Abbiamo un codice di working condition, dove teniamo monitorate alcune tematiche per noi assolutamente rilevanti, soprattutto nella catena di fornitura, e dal 2014 posso dire che abbiamo redatto la nostra prima discrimination and diversity, di cui è nata una revisione che tratta esattamente questi temi. Quindi cerchiamo in un qualche modo di restare al passo. Queste tematiche sono per noi fondamentali di diffusione, come le dicevo, a tutti i nostri collaboratori, perché veramente crediamo sia un elemento di grande differenza.
Come permettiamo questo? Abbiamo un'organizzazione a livello di governance costituito per esempio da un comitato che io presiedo che si chiama CSR Steering Committee, al quale partecipano però 12 figure apicali della nostra azienda, dal vicepresidente all'amministratore delegato, in cui trattiamo profondamente questi temi, ne definiamo le strategie, l'applicabilità qualora ci sia e quindi la divulgazione per noi uguale in tutto il mondo. Laddove ci sono legislazioni più restrittive, andiamo ad adottare quelle per tutto il gruppo. Quello che stiamo facendo è di aver inserito, come vi dicevo prima, anche per la catena di fornitura questo tipo di approfondimento, perché noi possiamo essere bravi in Italia come capogruppo, ma dobbiamo rispondere ai nostri clienti. Simona Bonaldi lo sa, le case automobilistiche sono molto severe su queste tematiche, e giustamente severe, e devo dire che è diventato anche il primo elemento di discussione quando i nostri commerciali vanno a trattare per le nuove piattaforme. Chiedono a noi di garantire al 100% l'attualità e l'applicazione di queste tematiche, ma ci chiedono di garantire anche per tutta la catena di fornitura. Quindi da qui c'è tutto uno sforzo di non solo apportando audit esterni ai nostri fornitori, ma rendendoli partner su queste tematiche, quindi facendo cultura, facendo formazione e mettendolo al tavolo dei giochi se e soltanto se aderiscono e approvano la nostra filosofia di approccio al mondo del business in tutti i suoi valori, questi compresi. Abbiamo anche formato internamente il nostro management, abbiamo in Brembo Academy previsto da qualche anno, dal 2015 per la precisazione, dei corsi, ad oggi in Italia l'abbiamo fatto ad oltre 400 persone, dei corsi che sono proprio sul tema della diversity leader. Questo perché riteniamo che un capo, un bravo leader, non può non essere a conoscenza di questi temi e deve poter interagire con i suoi collaboratori con la massima consapevolezza della rilevanza e dell'importanza di queste tematiche. E poi abbiamo un corso invece offerto a tutti i collaboratori su queste tematiche e anche sulla multiculturalità, perché anche la cultura per noi è un fortissimo valore di apprendimento, di rispetto di determinate regole in giro per il mondo. Quello che vogliamo focalizzare su questi corsi è quello di far riconoscere il pregiudizio inconsapevole che ciascuno di noi ha sulle diversità di vario genere, quindi andare a lavorare proprio su delle corde quasi personali di attività. È stato citato prima l'importanza dell'organo amministrativo, abbiamo adottato le politiche e i criteri sulla diversità nell'organo amministrativo da tempo, noi abbiamo sempre avuto donne all'interno del consiglio di amministrazione, oltre alla sottoscritta, in tempi non sospetti, ma abbiamo chiuso col consiglio di amministrazione, che adesso è stato sostituito dall'ultima assemblea in cui avevamo il 36% di presenza femminile, quindi 4 amministratori su 11. Con l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione abbiamo portato addirittura a 5 le figure femminili, quindi arrivando quasi a quel 50% auspicabile. Dove oltre al genere, che qui è ben rappresentato, rispettiamo anche molto la professionalità di ciascuno, la seniority, perché anche la professionalità e la maturità nell'ambito professionale per me è molto importante, quindi cerchiamo di essere valutatori anche sotto altri aspetti, oltre a quello di genere. La difficoltà nel reperire figure femminili, lei ha detto essere il nostro un settore prettamente maschile, lo confermo, ma non tanto per la selezione che noi vogliamo fare alle nostre risorse. Noi diamo pari opportunità e il merito e la meritocrazia è la cosa che detta, diciamo, le regole. Il problema è la reperibilità della formazione universitaria che noi richiediamo. Tendenzialmente sono ingegneri meccanici, diciamo il profilo più richiesto, e purtroppo le donne, a fronte di 100 ingegneri meccanici, 99 sono uomini e una è donna. Magari adesso non è più così, però questo ci ha portato a spingere a partecipare a un progetto anche con Confindustria Bergamo di lo STEM in Pink, cioè la valorizzazione delle materie scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e matematica fin dalle medie in ragazzine, e che, per portarle ad aiutare a fare studi tecnico specialistici che per cultura nostra tendenzialmente sono di scelta, preferenza di scelta maschile. In realtà le poche donne che partecipano a queste facoltà si dimostrano di essere ugualmente brave, se non a volte le migliori del loro corso. È proprio una cultura che stiamo cercando di cambiare. In Brembo è vero, ha ragione, il settore automotive, dell'auto, dei motori,
è un po' una prima scelta maschile. Noi abbiamo oggettivamente l'84% sono uomini e il 16% sono donne, se guardo però la parte operativa di fabbrica e di fonderie, mentre se vado a livello impiegatizio abbiamo un 25%, pur avendo però nella prima pagina del nostro organigramma Brembo, nelle figure apicali, diverse donne. Soprattutto negli ultimi tempi abbiamo fatto, sia per crescita interna, sia per arrivi dall'esterno, abbiamo per esempio, oltre al mio ruolo di CSR, abbiamo l'internal auditor che è donna, il purchasing officer che è una nuova direttrice cresciuta all'interno, un risk management uomo, donna, neo assunta, un investor relator donna, un ambiente di energia donna. Quindi abbiamo un pool di figure apicali che stanno un po' ridimensionando e devo dire apportando, secondo me, una complementarietà al lavoro maschile, anche se per me va il merito e va la capacità del singolo messo in eccellenza, però questa complementarietà sicuramente ha dato degli ottimi risultati. Mi ritrovo moltissimo con l'esperienza di Simona quando cita questa forza che ne esce. Posso farle una domanda sull'India, visto che voi siete una multinazionale, avete aperto lì dei siti industriali, ma mi piaceva molto ripercorrere quel discorso delle donne. Donne e imprese sono due parole che sono femminili. Lei ha dato la possibilità delle donne di farsi impresa, di uscire un po' da quel mondo di caste, e quindi mi piaceva anche dire non è un impegno solo economico, ma un impegno anche sociale dove interviene la Brembo. Lei tocca un tasto a me molto caro. Sì, è vero, abbiamo, se noi qui siamo a fare questo tipo di discussioni sulla valorizzazione delle donne, ci sono paesi dove la donna purtroppo ancora non solo non conta, ma non, passatemi un termine veramente da cancellare dal vocabolario, non contano nulla e non valgono nulla. Allora è lì che siamo voluti andare in India con un progetto sociale che seguo personalmente, di valorizzazione del ruolo della donna nel mondo del lavoro, dell'autonomia e dell'indipendenza. E quindi abbiamo creato una società imprenditoriale tutta al femminile, sono delle sarte che riciclano dei sari che vengono donati da delle ONG locali, e il progetto si chiama Evose Sari, e da 5 sarte che erano 4 anni fa sono diventate 70, hanno creato un loro sito, una loro punto vendita, e ricreano dei manufatti da questi sari riutilizzati. Questo consente loro di avere uno stipendio settimanale da portare a casa come donna, perché abbiamo visto che dare al capofamiglia uomo uno stipendio settimanale si disperde nel tragitto quasi, mentre la donna ha la possibilità di portare i ragazzi a scuola, del cibo a casa e dare un valore alla famiglia. Quindi il ruolo della donna in India viene con questo progetto valorizzato. Se questo che non vorrei... Dica. Per passione vi parlerei per ore di questo progetto, ma capisco che devo stare anche dei tempi per permettere anche all'amico Luca di raccontare la sua esperienza, ma resta a disposizione per qualsiasi chiarità. Va bene, se poi un secondo giro di domande, ma volevo raccontare questa esperienza dell'India perché era molto bello parlare di una multinazionale, come si struttura anche nei vari paesi e come interviene nei diversi paesi. Grazie dottoressa Bombassei. L'avrei chiamata dottoressa e mi scuso. Passo la parola a Luca Gotti, direttore macro area di Bergamo e Lombardia Ovest di UBI Banca. Buonasera, dottor Gotti. Buonasera a tutti. Abbiamo sempre visto la banca in doppio petto, eppure anche in UBI Banca non mancano le donne, anche ai vertici, vedi la presidente Letizia Moratti. Ci racconta la sua esperienza in un gruppo bancario importante, tanto che oggi siete al centro di una determinata trattativa nazionale. Come vengono trattate, come vengono inserite le donne? Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto, in qualità di unica voce maschile in un tavolo di confronto che vede rappresentato il meglio del talento femminile impegnato nel mondo del lavoro, desidero ringraziarvi per le testimonianze di valore e anche per il prezioso contributo, che non fanno altro che confermare il ruolo delle donne come protagoniste nei processi di cambiamento, di trasformazione di una società proiettata verso il futuro. Non è certo questo un atto di cavalleresca galanteria da parte mia, ma un sentito riconoscimento generato dalla piena consapevolezza. Per illustrare al meglio la posizione della banca che rappresento sul tema della gender diversity,
Partirei da una premessa di contesto. Il rispetto e la promozione dei valori di non discriminazione e pari opportunità e di inclusione sono dei fondamenti della cultura aziendale identitaria di UbiBanca, che anche attraverso l'adozione di una specifica policy di gender diversity and inclusion nel dicembre 2019 si è posto l'obiettivo di favorire paradigmi moderni e innovativi per la realizzazione umana e professionale di ciascun collaboratore, senza distinzione di genere. Per quanto riguarda il mondo della banca, il fatto di pensare a una realtà aziendale a vocazione prettamente maschile, lei citava doppio petto nella domanda, penso che oggi sia anacronistico. C'è certamente un passato, un ieri, e per rendersene conto è sufficiente anche solo sfogliare gli archivi storici, documentali, fotografici che testimoniano come a partire dal dopoguerra, caratterizzato dalla scarsissima presenza femminile in quasi tutti gli istituti bancari, le donne fossero solitamente confinate a ruoli marginali o esecutivi e venivano addirittura licenziate subito dopo il matrimonio. Dovevano addirittura attenersi a una ferrea disciplina di lavoro e seguire precise norme anche di comportamento e di abbigliamento. Le foto dell'archivio preziosissimo storico della Banca Popolare di Bergamo ci restituiscono delle immagini dei dipendenti che chiamavano le signorine, che indossavano delle vere e proprie uniformi, che erano dei camici e dei grembiuli. Certamente il processo è stato lento e difficoltoso, ma il cambiamento è stato epocale e oggi si può parlare di un nuovo paradigma aziendale e il modello di governance di UbiBanca, che vede oggi riconfermato al proprio vertice un presidente donna, come citava lei, ne è espressione diretta. Lo ritengo un po' l'esito naturale di scelte consapevoli e socialmente responsabili che hanno orientato negli anni un modo di fare banca. Direi un capitalismo responsabile che fa della valorizzazione del talento femminile e anche della rappresentanza, di un'ampia presenza a livello apicale e manageriale, un punto di forza strategico. Penso che siano stati significativi e concreti anche gli impegni assunti in questa direzione. Ricordo che nel settembre 2017 la banca ha sottoscritto a Roma il manifesto per l'occupazione femminile promosso da Valore D, la prima associazione italiana di imprese a promuovere la diversità e la leadership femminile. Si tratta di un documento programmatico che definisce strumenti concreti in linea anche con gli standard internazionali di bilancio integrato IGRI. Abbiamo anche ricevuto dei riconoscimenti da parte della comunità etico, socio, economica e finanziaria internazionale, e ne cito due, uno recentissimo e uno di qualche anno fa. Nel giugno 2018 abbiamo ottenuto il premio Grand Prix della Mixité del MIB 30, categoria del MIB 30, proprio per la best practice in materia di gender diversity, sulla governance e dunque sulla corretta rappresentazione bilanciata di donne e uomini nel board delle società quotate, appunto del MIB 30. E recentissimo, nel gennaio del 2020, siamo stati inseriti nell'indice Gender Equality 2020 di Bloomberg, che ha monitorato e valutato le performance finanziarie di UbiBanca proprio in relazione all'impegno nei confronti delle parità di genere, e sono perfettamente in linea anche con l'attenzione degli stakeholder. Ma vorrei venire adesso brevemente a quelli che sono i singoli obiettivi prefissati dalla policy e le modalità applicative e i modelli organizzativi che abbiamo adottato per seguirli, e anche i traguardi effettivamente raggiunti, proponendovi anche, se mi permettete, un focus con qualche numero e qualche anche dato qualitativo sulla macro area territoriale Bergamo e Lombardia Ovest, che ho l'onore di dirigere. Sul tema della policy, direi che è nata per promuovere il progresso, il sostegno del tessuto economico imprenditoriale sano e anche di generare valore per tutti gli stakeholders, con quattro obiettivi specifici. Uno, la sensibilizzazione di tutti i responsabili di unità operativa all'interno di UbiBanca sul tema appunto della gender diversity. Il secondo è l'omogeneità salariale, il terzo è l'incremento in posizioni manageriali e il quarto piani di welfare e di lavoro smart, appunto per favorire l'integrazione femminile. È stata redatta in conformità alla strategia aziendale, ma anche in conformità alle previsioni di legge e dei regolamenti di normativa esterna, dunque delle direttive del Parlamento europeo e delle delibere della Consob, ma anche abbiamo rispettato alcune normative interne: il codice etico di comportamento della banca, la carta dei valori, il bilancio di sostenibilità e anche la carta donne in banca promosso da ABI, l'Associazione Bancaria Italiana.
6 sono gli ambiti di intervento. Il primo è la selezione dei candidati per garantire un'equa presenza di genere. Il secondo è la formazione con uno specifico percorso e programma formativo mirato a sostenere la crescita professionale per le donne. Il terzo è lo sviluppo di un percorso di carriera e anche di un monitoraggio dello stesso. Il quarto, la verifica anche delle prestazioni e anche delle promozioni e anche della corretta remunerazione salariale. La quinta, le politiche di welfare con l'istituzione di smart working, anche prima evidentemente della pandemia la banca aveva promosso e attuato attività di smart working per favorire evidentemente il lavoro femminile, ma anche un sostegno concreto alle famiglie attraverso lo sviluppo di asili nido aziendali e anche centri ricreativi. E infine change management, dove un'attività di cultura del cambiamento e sensibilizzazione di tutte le linee, diciamo, operative, non solo manageriali, all'interno della banca. Come governance, le strutture responsabili preposte alla policy sono l'area risorse umane, di concerto e in interazione con l'area CRS, dunque di responsabilità sociale di impresa, e ha anche stato istituito un nucleo di gestione che ha il compito di rendicontare i risultati aggiunti, dunque obiettivi e anche risultati che vengono misurati e vengono rendicontati. All'interno della macro area territoriale, vi dicevo, oggi le quote rosa, chiamiamole così, rappresentano il 42% del personale della macro area, ma la numerica del mondo femminile, a partire proprio dall'assunzione, sembra sempre in un trend in incremento e sempre più importante. Delle 154 assunzioni che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni, le donne rappresentano il 55% dei nuovi ingressi. La loro permanenza in azienda è rimasta stabile nel gruppo e attualmente il 60% del personale con meno di 35 anni è donna. Una porzione significativa di upgrade di ruolo effettuati nel 2019, dunque tutti gli avanzamenti letti nel 2019, il 26% dei nuovi direttori di filiale o dei vice direttori è donna, il 40% dei consulenti business, il 53% degli assistenti business, il 47% dei neoconsulenti primi e il 54% dei consulenti famiglie privati. Sono ruoli e numeri che magari a chi non è all'interno della banca dicono poco, ma stanno un po' a rappresentare come abbiamo investito molto sul, per usare una metafora calcistica, sui giovani, sulle giovani donne, sul nostro vivaio, e il vivaio, diciamo, sta via via portando dei campioni via via in prima squadra. Nel 19 abbiamo anche lanciato un progetto dal nome MAM, Maternity as a Master. È un'iniziativa rivolta alle mamme per favorire anche la fase evidentemente genitoriale e la gestione dei bambini di età compresa fra 0 e 3 anni, prevedendo un reinserimento post congedo maternità e anche la possibilità di fruire di giornate di formazione e anche di tenersi costantemente aggiornate su quelle che sono tutte le evoluzioni aziendali attraverso un portale, in modo tale che possono costantemente tenersi aggiornate. Là abbiamo favorito l'intervento del part-time, circa 410 colleghe svolgono orari di lavoro a tempo parziale e quasi il 40% del personale femminile, e che sono circa 237 colleghe, beneficiano di una percentuale di part-time pari o di inferiore al 70%. Dicevo, le giornate smart working, di lavoro agile, che c'erano anche prima della pandemia, rappresentano per noi qualcosa come, sono state 4.700 giornate di lavoro nel periodo marzo-maggio. Abbiamo anche previsto la possibilità di congedi straordinari retribuiti al 40%, che agevola le colleghe che sono interessate a prolungare la permanenza post aspettativa una volta terminata quella spettanza di maternità obbligatoria o anche la maternità facoltativa, anche dopo il rientro in ufficio, per poter al meglio conciliare tutte quelle che possono essere le esigenze di gestione vita privata e lavoro. Hanno beneficiato circa 6.600 colleghe di queste giornate di lavoro. Infine, per concludere, direi che un segnale importantissimo che conferma la centralità
della strategia della gender diversity da parte di UbiBanca è che una voce del piano industriale 2020-2024 presentato a febbraio, dunque pochi mesi fa, prevede un KPI specifico dove un più 20% delle donne promosse a posizioni manageriali rispetto al totale delle promozioni in posizioni manageriali, e di questo 20% il 5% per realizzarsi già nel corrente anno 2020, in buona parte già effettuato nel mese di maggio. Diciamo che siete stati con le mani in mano, insomma, e l'epoca delle signorine è veramente tramontata. Ci avviamo verso la fase finale, ho alcune domande da rivolgere ai nostri ospiti e quindi vi chiedo la pazienza di ascoltarle per cortesia, perché le ho segnate. Inizierei con la signora Tarantola. È una domanda che arriva dall'onorevole Piero Catelli. Tra i principi, pari accesso al lavoro. D'accordo, ma meno di una donna su due in età di lavoro ha un posto di lavoro. Come aumentare il tasso di occupazione femminile? Il tasso di occupazione femminile oggi è inferiore ancora al 50% e dovevamo molti anni fa raggiungere il 60%. E secondo l'obiettivo di Lisbona. Come fare? Bisogna attivare tutta una serie di azioni, non ne basta una sola, perché di fronte ai problemi complessi bisogna anche avere una reazione, diciamo, complessa. Quindi bisogna iniziare da dare alle donne la possibilità di lavorare in serenità. Perché molte donne, per esempio, giovani, lavorano. Infatti, se si va a vedere la situazione per età, si vede che è molto diversa. All'inizio molte donne lavorano, però poi quando si trovano a dover affrontare la maternità, che è una cosa buona e giusta, e tra l'altro aumenterebbe anche il tasso di natalità in Italia, che ne avremmo bisogno, ci troviamo di fronte al fatto che le donne non riescono spesso a conciliare quello che è il lavoro. Io l'ho vissuto personalmente, non per me personalmente, ma per molte donne splendide che lavoravano con me e che a un certo punto, trovandosi di fronte alla necessità di seguire i bambini, i lavori di casa e i genitori che diventando anziani avevano bisogno di sostegno e di assistenza, hanno lasciato il lavoro pur avendo delle capacità veramente notevoli, con grande dispiacere per il datore di lavoro. Quindi bisogna mettere in campo che cosa? Il fatto di aiutare le donne che lavorano ad avere un sostegno di welfare forte dagli asili nido. Io dico anche al sistema logistico di trasporti. Cito sempre una sciocchezza, può sembrare, ma non lo è, che alcuni mezzi di trasporto nella città di Milano rendono estremamente difficile per una donna accompagnare il bambino alla mattina, due o tre bambini alle rispettive scuole, perché se ha una carrozzina e un bambino per mano non ce la fa a salire su certi tram, sugli autobus è più facile. Allora, voglio dire, sembrerà una sciocchezza, ma come ci arriva questa donna? Finisce per essere agitata fin dal primo mattino, uscire mezz'ora prima, fare dei pezzi a piedi, cambiare non so la strada, oppure andare in macchina intasando le città quando magari era possibile. Quindi lavorare sul welfare in generale, sul sistema logistico, sull'aspetto anche fiscale. Sono stati fatti degli studi in Banca d'Italia, mettendo a confronto quelli che sono i trattamenti fiscali di diversi paesi, si può benissimo trovare la strada migliore per poter dare un aiuto alla famiglia in questo caso, ma per poter consentire alla donna di lavorare. Scusatemi, ho un telefono che purtroppo... Quindi... non credo che sia difficile, ma sicuramente è una cosa che deve mettere insieme. Poi un mio pallino è la scuola. Bisogna cominciare a lavorare fin dalla scuola per dare questa idea a tutti, e quindi anche ai maschietti, che uomini e donne insieme sono utili per lo sviluppo di un paese. E questo serve poi per avere quella cultura generale d'insieme del paese che valorizza la donna, che vede nella donna una fonte importante di crescita e di benessere per tutti. Insieme, insisto con questa parola, con gli uomini. Siamo tutti utili. Politicamente è quindi un lavoro non difficile,
ma, come dicevo prima, complesso, perché bisogna mettersi insieme, mettere insieme diverse competenze, mettersi intorno a un tavolo, capire bene qual è la situazione e, una volta che si è capito, c'è un termine molto bello, è guardare, analizzare, giudicare a che punto siamo e agire per risolvere. Ma se non facciamo questi tre passi, l'azione non si riesce a fare. In Italia bisogna lavorare in questo modo, quindi guardare con molta attenzione dove siamo, valutare, agire, cioè giudicare tutte le magagne che ci sono in questa situazione e agire per risolverle. Non la sento. Volevo ringraziarla per il suo intervento, grazie ancora. Ho due domande da rivolgere ad Alessia Mosca. Una è di Piero Catelli, che le fa i complimenti per la sua considerazione. La domanda è: la questione femminile non è una questione da periodo di vacche grasse, non è un lusso. È indispensabile ancora più nei periodi di difficoltà dove tutti i talenti sono necessari, non possiamo sprecarli. L'altra domanda invece che arriva è: c'è chi dice che la maternità delle donne non sarebbe compatibile con i ruoli apicali aziendali. Siamo ancora a questo punto. È un'osservazione che fa un imprenditore bergamasco, Fabio Mazzoleni, che dice che non è d'accordo con le quote di genere in azienda. Cosa risponde? Allora, grazie. Intanto anch'io saluto molto caramente Piero Catelli, mi fa molto piacere che sia qui con noi in questa chiacchierata di questa sera. Ma sono due le domande, allora cerco di essere breve, ma sono domande che meriterebbero un approfondimento molto, molto lungo. Parto dalla questione della maternità facendo una prima considerazione. Il fatto che noi ci battiamo così tanto perché le donne possono avere tutte la possibilità di esprimere la loro carriera per dare tutto il contributo che possono, non significa disconoscere il fatto che alcune donne possano scegliere liberamente di fare solo le mamme, di fare un'altra scelta. Questo non toglie nulla a chi fa questa scelta. Il problema è che oggi tante donne non hanno la scelta opposta. Quindi il punto è consentire a chi vuole anche fare altro di poterlo fare. Secondo, il gender gap, a partire dal gender pay gap, non lo vivono solo le donne che hanno figli, lo vivono anche le donne che non hanno figli. Quindi il tema non è solo la maternità, il tema riguarda in generale la questione femminile. È vero però, come veniva detto prima, che chi ha dei figli ha normalmente un problema ulteriore. Però non confondiamo, chi lavora, le donne che lavorano, normalmente, e questo è controintuitivo rispetto a quanto viene normalmente considerato, in Italia normalmente chi lavora ha più figli di chi non lavora. Le donne che hanno la possibilità di lavorare sono quelle che oggi in Italia riescono ad avere più figli. Questo fa riflettere molto sulle azioni che dovrebbero essere messe in campo. E soprattutto, e questa secondo me è la cosa più importante da ricordare a tutti, il tema della maternità, e quindi il momento in cui una donna mette al mondo il bambino, è l'unico momento che riguarda solo le donne e per cui le donne devono assentarsi per un certo periodo al lavoro. Tutto il resto del tempo riguarda uomini e donne, perché in tutto il resto, nella maggior parte dei paesi con cui noi ci confrontiamo, gli uomini hanno pian piano aumentato la loro partecipazione a livello della condivisione degli incarichi familiari, tanto da consentire che ci sia davvero una distribuzione differente dei carichi di lavoro, tale da consentire di poter dare a tutti le stesse occasioni e le stesse opportunità. Quindi il vero salto qualitativo che deve essere fatto nel nostro paese è il fatto che la maternità non è solo la maternità, diciamo, bisogna passare dal concetto di maternità al concetto di genitorialità. I bambini sono una questione che riguarda uomini e donne, e gli uomini sono benissimo in grado di poter contribuire
in parte alla gestione familiare, tanto da consentire anche alle donne di poter continuare a dare il loro contributo in modo pieno e in modo positivo per tutti, come abbiamo potuto dire in tutta la nostra discussione. Per quanto riguarda, ho cercato di essere breve, anche se veramente questo tema meriterebbe un approfondimento molto molto ampio. Per quanto riguarda la questione delle quote, io so c'è stata una grande resistenza e c'è una resistenza ideologica anche al tema delle quote, che non voglio qui aprire, ma è un dibattito molto ampio, e tante delle persone con cui noi ci siamo confrontati da quando abbiamo iniziato a discutere delle quote sono state molto contrarie alle quote. E poi le persone però che erano contrarie all'inizio, negli anni successivi, tante di queste sono venute da me dicendo: guarda, io sono sempre stata contrarissima alle quote, ma devo ammettere che se non c'è uno strumento che dia questa scossa al sistema, noi ci troveremmo ad avere una lentezza di cambiamento non sostenibile rispetto a come cambia la società. E io stessa ho detto: le quote non sono un fine, sono semplicemente un mezzo per poter consentire questo cambiamento più rapido. Detto questo, il fatto che uno possa continuare ad essere contrario alle quote è legittimo, il pensiero è quello che conta per me sono i risultati. I risultati oggi ci mettono, almeno su questo aspetto, come Italia, tra i paesi più virtuosi al mondo. Il nostro è stato un caso di studio a livello globale, perché siamo riusciti con uno strumento molto incisivo a fare un cambiamento drammatico in un periodo drammatico, un cambiamento molto molto forte in un periodo molto breve, molto limitato. Quindi se anche uno ideologicamente può continuare ad essere contrario, quantomeno guardando i risultati può considerare il fatto che effettivamente un cambiamento c'è stato, e da tutti è stato considerato molto positivo, perché in parallelo all'aumento della presenza di donne nei consigli di amministrazione si è registrata in modo veramente molto molto proporzionale anche un miglioramento complessivo della governance. Questo significa che le donne hanno portato anche a un miglioramento generale e non solo una propria presenza maggiore in termini quantitativi. Grazie per la sua risposta. Ho un'ultima domanda da parte di Romina Russo, che è presidente della Commissione Pari Opportunità, e la rivolgerei a Cristina Bombassei. Perché si dice: bisognerebbe chiedere alle imprenditrici come fare per fare in modo che Confindustria diffonda alle imprese le buone prassi. Credo che lei sia la persona più adatta a rispondere, anche per il suo impegno. Ma se metto il cappello di vicepresidente di Confindustria, io sono dedicata alla re-education, ma vivo nella quotidianità delle attività che Confindustria Bergamo nello specifico vuole fare, ed è attentissima a queste tematiche. E devo dire che proprio dall'education a volte partono la consapevolezza, la formazione, che può essere importante valutare questo tipo di approfondimento. Molte sono le attività che Confindustria suggerisce e promuove all'interno della struttura relativa a questi temi, quindi quello che dobbiamo fare è cercare di applicarlo e dare il buon esempio con la concretezza che ci contraddistingue nel portare poi l'esempio ad altro e renderlo possibile e fattibile, renderlo un esempio concreto in modo tale che anche le altre realtà possano poi replicarlo. Per gli imprenditori non è sempre facile adeguarsi con velocità alle varie attività, però alcuni sistemi come... Noi per esempio abbiamo costituito un Brembo Kids all'interno, proprio perché la conciliazione famiglia-lavoro, che sono uno dei temi diciamo più storici trattati, devono andare ad assolvere quello che purtroppo ancora un po' nella nostra cultura particolarmente italiana, meno del nord d'Europa, l'accudimento familiare è in mano alle donne. Io sono d'accordissimo sulle riflessioni fatte dalla dottoressa Mosca, che dobbiamo proprio abituarci a organizzarci come famiglia in maniera diversa, perché tutti possono contribuire a dare una mano. Certo è che dobbiamo strutturarci, ripeto, noi abbiamo, io sono diventata genitore di due ragazzi e al momento
in cui avevo entrambi i figli a distanza di 2 anni, 2 piccoli, avevo chiesto un periodo per potermi dedicare a loro, che non ho potuto svolgere perché il mio ruolo qui richiedeva la mia presenza, e allora ho apportato l'idea di creare questo centro aperto 90 giorni all'anno, che sono i giorni per esempio in cui le scuole chiudono ma i genitori lavorano, quindi i nostri collaboratori possono portare all'interno di Brembo, appunto al Brembo Kids, i bambini nei giorni in cui le scuole sono chiuse, nel mese di luglio, il metà giugno, l'inizio di settembre, e le varie vacanze, settimana di carnevale, Pasqua e quant'altro, in modo tale di poter lasciarli nella loro serenità professionale in un orario flessibile dalle 8 alle 8, e il ragazzino viene accudito in un centro ricreativo con un programma strutturato fatto da pedagoghi formati, quindi non è che lo parcheggiano lì e basta, per dare per esempio un'opportunità di lavorare in serenità. Questo è uno delle mille cose che si possono apportare e fare, ma dobbiamo sicuramente aiutare anche tramite Confindustria a cambiare la mentalità che non si possa fare, perché tutto alla base ci sta una buona organizzazione familiare in cui tutti devono contribuire, però anch'io sono d'accordo che una donna possa svolgere la sua carriera nel rispetto della propria professionalità e crescita con una buona organizzazione a casa, ma si può fare. Bene, io vi ringrazio, grazie per la sua risposta Bombassei, ringrazio tutti i partecipanti di questo webinar per il vostro intervento e per le domande che sono giunte dal pubblico. Speriamo che questo argomento rimanga vivo e vediamo magari di trovarci più avanti per fare un po' il punto della situazione. Grazie ancora a tutti gli ospiti per aver partecipato. Grazie a tutti. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Grazie, è stato un piacere. Grazie. Buonasera. Grazie a tutti.